La Sampdoria, pur facendo registrare una supremazia territoriale, è riuscita a battere l'Arezzo soltanto nel secondo tempo. 2-0 il punteggio finale, con reti di Vercovo, la prima realizzata a conclusione di un batti e ribatti in area aretina, l'altra deviando un fortissimo tiro di Victor. Una buona Sampdoria che però ha sofferto la velocità e la bravura dell'Arezzo. Il primo tempo è terminato 0-0, i gol, come abbiamo detto, tutti e due nel secondo tempo. L'episodio più importante dei primi 45 minuti è stata la traversa colpita da Bonomi dopo 10 minuti di gioco. Vialli, assente Mancini, è stato ben controllato dalla difesa aretina e quindi non ha potuto esprimersi al meglio. La Sampdoria quindi è sembrata non ancora completamente a punto, ma già si vedono i progressi nei confronti delle amichevoli.